Oggi un appuntamento, tentate di capire qualcosa in più per quanto riguarda la menopausa e le sue terapie. Sì, i medici oggi sono appunto qui presenti, siamo qui in un buon numero, siamo i medici della Valle Seriana per fare il punto della situazione su un argomento molto interessante che è il discorso relativo alla menopausa, che è una fase importante della vita di una donna. A noi capita molto spesso di gestire questo problema con le donne che arrivano appunto vicine a questa epoca della loro vita e siamo qui riuniti oggi per fare il punto della situazione su questo argomento estremamente interessante che si è un po' modificato nel tempo, nel senso che fino a molti anni fa le donne erano abituate a gestire questo periodo fisiologico della loro vita senza bisogno particolare di farmaci o di altre cose, e siamo passati a un'epoca nella quale molto spesso sia i ginecologi sia noi consigliavamo con una certa frequenza l'utilizzo di farmaci che potessero alleviare i sintomi e prevenire tutta una serie di problematiche che si sarebbero presentate poi nel corso degli anni. Oggi, alla luce di tutta una serie di indicazioni a livello nazionale e internazionale, siamo venuti appunto a discuterne perché le cose stanno un po' cambiando. Quindi, alla luce di tutto quello che noi abbiamo, diciamo così, riscontrato negli anni, possiamo dire che la situazione si è un pochino modificata e il nostro atteggiamento oggi è diventato molto più prudenziale, e di questo discuteremo questa mattina e riporteremo le risultanze dei nostri lavori nel nostro lavoro quotidiano. Oltre a questo c'è tutto l'altro aspetto, diciamo così, legato al fatto che vi sono poi tutta una serie di prodotti che le donne possono utilizzare ed è opportuno che seguano il consiglio del medico anche da questo punto di vista. La riunione di oggi permette anche ai medici di avere un comportamento uniforme anche circa i consigli che è opportuno dare alle donne anche in caso di automedicazione. Spesso il farmacista o addirittura l'erborista possono dare dei consigli, ma anche sull'uso di farmaci non prettamente prescrivibili con ricetta medica bisogna avere delle idee chiare. Se si tratta di medicine che hanno un'azione sull'organismo, possono avere degli effetti collaterali, possono avere dei benefici, ma possono causare anche dei danni, ed è bene che le donne siano poste nella conoscenza di queste situazioni. Il medico spesso non è a conoscenza dell'uso di questi prodotti, quindi bisogna sviluppare anche una cultura in cui possa essere noto a tutti che qualsiasi cosa si introduce può avere un effetto farmacologico e quindi può avere un effetto benefico o negativo sull'organismo. Anche in campo della menopausa sono in uso molti prodotti che apparentemente passano come prodotti di tipo vegetale, ma che invece possono avere sì forse qualche effetto benefico, ma sicuramente possono avere anche degli effetti negativi. Per cui è importante fare un punto chiaro e che tutti i medici sappiano dire correttamente quanto è opportuno per le proprie pazienti.